successo all'Università Italiana? Allo seminario, diciamo, un po' ridotto sui 12 anni. Insomma, significa che il valore di questo seminario sia istituito o venga meno, perché il livello del professor Arrera è tale così conosciuto che non merita nemmeno di presentazione. È un bellissimo professore nazionale che di fatto supera anche i confini nazionali, è stato professore in questa facoltà e continuerà a rimanerci come faro e pilastro per molto tempo. E questo di oggi, il decimo seminario, in onore ricordo la dottoressa Francesca Pirani, e il titolo della lezione magistralis della professora Lera è esplicativo del contenuto e del tema: la precarietà nel lavoro, cause e conseguenze. Ora, sulla precarietà il nostro seminario, infatti insieme con la nostra facoltà unicamente all'associazione professor Francesca Pirani, sulla precarietà abbiamo avuto modo di parlarne in altre iniziative, anzi può essere considerata una sorta di linea da cui non ci siamo mai discostati, per la semplice ragione che rendere il rapporto di lavoro precario, come sempre più accaduto negli ultimi anni, ha significato rendere ineffettivo il diritto del lavoro. E dunque le regole a tutela dei lavoratori possono rimanere scritte sulla carta e non vivere nella realtà se vengono a mancare certi presupposti, quello della stabilità del posto di lavoro e quindi di una tutela contro i licenziamenti illegittimi, una tutela vera, reale contro i licenziamenti illegittimi, oppure perché il rapporto di lavoro è precario, a termine, oppure vive in un rapporto contrattuale che fuoriesce dallo standard del rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato. Per la precisione, sulla precarizzazione del rapporto di lavoro abbiamo svolto 4 seminari e altre 2 invece sulla precarizzazione della tutela sindacale, perché anche le relazioni sindacali e i frutti dell'attività della negoziazione sindacale si sono andati precarizzando soprattutto negli ultimi 2-3 anni, quindi questo tema della precarizzazione tema centrale contro cui ci siamo nel nostro piccolo anche battuti, perché appunto la precarietà del rapporto di lavoro significa negare l'effettività del diritto del lavoro. Non a caso nella cartellina troverete un paio di recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, in cui il consigliere relatore, quindi estensore, è il dottor Pietro Puzio, che ha partecipato ormai ad alcune, per la precisione, ha partecipato al seminario organizzato in questa facoltà dell'associazione dottoressa Francesca Pirani, il 24 giugno del 2005. Il titolo di quel seminario era la separazione del lavoro dall'impresa, appalti, esternalizzazioni, somministrazione, trasferimento d'azienda, e quindi in quella sede il dottor Pietro Puzio, che all'epoca era magistrato alla Corte di Appello di Bari, tenne una relazione appunto dando il suo contributo perché gli eccessi della precarizzazione dei contratti flessibili potessero essere ricondotti ad una razionalità
laborista e evidentemente anche quelle riflessioni hanno costituito la base per la motivazione di queste due sentenze molto importanti, su cui penso poi il professor Aurera si soffermerà, e che nella sostanza riconoscono il rapporto di lavoro subordinato a lavoratori interinali, sia della società autostrade che sia nell'altra sentenza dell'ente Poste, perché appunto questi contratti venivano stilati con una sorta di ciclo stile o fotocopia, facendo riferimento a delle causali del tutto generiche ed astratte. E quindi queste sentenze, relatore Cristensore, fanno un po' giustizia di questa marcellata volontà datoriale di utilizzare forme contrattuali o interposte persone, società, per sfuggire al diritto del lavoro, alla responsabilità che deve legare chi effettivamente utilizza le prestazioni di lavoro del lavoratore. Professore Allera ovviamente incentrerà la sua relazione parlando di cause e conseguenze della precarizzazione del rapporto di lavoro sotto un profilo strettamente giuridico. Sulle conseguenze sociali è inutile della precarizzazione, è inutile dilungarsi, anche perché sono ancora fresche nelle nostre menti le riflessioni fatte dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che ha sede a Ginevra, qualche giorno fa, che ha avuto ampia eco sulla stampa, nei telegiornali, per cui oggi i contratti di lavoro precari sono 1 su 4 e negli ultimi anni si è avuto un aumento di circa il 30% dei rapporti di lavoro precari. Quindi da un punto di vista quantitativo la precarizzazione è dilagante. Le conseguenze sociali appunto sono abbastanza intuibili e di facile conoscibilità, innanzitutto perché siamo riflesso sui livelli retributivi, il lavoratore precario guadagna molto poco, e sempre nella cartellina trovate questi riferimenti statistici. Da un punto di vista previdenziale il lavoratore ovviamente resta scoperto per molti periodi, ed essendo legato ormai quasi esclusivamente la protezione previdenziale alla contribuzione effettiva, voi capite che i lavoratori di oggi si sono ingrappati in larga misura precari, avranno una condizione previdenziale anche un poco precaria, se non del tutto mancante. Diventeremo fratellanti, lo vedremo. Io non vorrei togliere spazio e tempo alla lezione magistrale del professor Allera, il quale ringrazio e che sicuramente ci onorerà della sua presenza e del suo insegnamento anche nelle prossime iniziative. Dopo la sua relazione io lascerei la possibilità agli interventi di far domande, avere chiarimenti sui temi trattati. Do quindi la parola al professore. Grazie D'Antonio, spero di tornare ancora molte altre volte nella mia facoltà, dalla quale in un certo senso esco oggi, con un tema, trattando oggi di un tema che mi sta molto a cuore, che è un tema fondamentale della nostra società, quello appunto del lavoro precario. Sono fenomeni di massa, 3 milioni e 300 mila precari, ultimamente, di cui 1 milione nel pubblico impiego,
cioè tra l'altro del settore il quale vorrebbe quasi per definizione prevedere invece una dotazione di personale stabile. La cosa più grave è che delle nuove assunzioni il 90% per precari, dal venire dei giovani, il vostro venire, purtroppo pare all'insegna della precarietà, quindi della mancanza di sicurezza, quindi anche dell'impossibilità effettivamente di progettare un'esistenza. E quindi viene la domanda: come è accaduto, perché è accaduto, anche dal punto di vista giuridico, oltre che dal punto di vista economico. E qui comanda l'economia, questo oppure comanda qualche altra cosa. Ecco, io ritengo che comandi qualche altra cosa, che non sia un problema di precarietà, un problema economico, solo economico, di organizzazione economica. La precarietà è un problema di potere sociale. Si vuole che il rapporto di lavoro sia precario, perché questo colloca i due soggetti del rapporto non più sullo stesso piano, ma sul piano ben diverso, di superiorità e di inferiorità. È una tesi, immagino, che qualcuno potrà pensare essere una tesi segnata ideologicamente. Io non lo credo, credo che sia una tesi più obiettiva. D'altra parte, vedete, alle volte ci sono dei luoghi comuni che vanno rovesciati. Chi non ha mai sentito un detto «se la ragione chi fa la guerra»? È il denaro che trova i buoni soldati. Ma Machiavelli, che era una persona sicuramente realista, diceva invece che sono i buoni soldati che trovano il denaro. E quindi su questo concetto mi voglio fermare per capire com'è che noi siamo arrivati da un'organizzazione socio-economica e giuridica non poi tanto diversa da oggi, che era contrassegnata dalla stabilità e dalla sicurezza del posto di lavoro, quale, diciamo, portato di un ordinamento giuridico quasi quasi nel suo contrario. Allora, innanzitutto dobbiamo porci una domanda: ma questo problema, precarietà del lavoro, dell'impiego lavorativo o stabilità, sono soltanto proposizioni, diciamo, una tutta positiva e l'altra negativa, o sono esistiti anche momenti in cui invece il precariato poteva essere sinonimo di libertà? Sicuramente vi è stato questo periodo, sono state organizzazioni in cui, rispetto a delle sopravvivenze corporativo medievali signorili, il fatto che il rapporto fosse un rapporto a termine precario, che il lavoratore in ogni momento poteva interrompere per cercare altrove miglior lavoro e meno fortuna, poteva essere considerato un valore positivo. Non dimentichiamoci che nel nostro codice del 1865, nel quale esistevano ancora, diciamo, delle prese di posizioni anti medievali, anti corporative, anche le relazioni industriali, il contratto di lavoro subordinato era naturalmente, ordinariamente, proprio un contratto a termine, e l'idea del contratto di lavoro a tempo determinato veniva guardata con sospetto come riproposizione di un rapporto in rapporto sei servini. Ma non vediamo la valutazione che invece ha fatto la nostra. E questa valutazione ha un senso completamente diverso. Perché? Perché nella nostra Costituzione
il lavoratore non è un homo economicus, non è un soggetto il quale scambia una merce, forza lavoro, in cambio di altri beni. Non è questo l'ambito del lavoro né del diritto del lavoro. Tutto al contrario. Il lavoratore, l'uomo lavoratore, realizza il proprio destino, la propria personalità attraverso il lavoro. È un senso molto profondo dell'affermazione che se può sembrare un po' retorica del fondamento del lavoro sul lavoro nel pubblico, dell'esistenza di un diritto al lavoro. Il senso profondo appunto è questo, che attraverso il lavoro si realizza la personalità umana e attraverso il lavoro si realizza il progresso sociale e il progresso politico. La grande indicazione di politica economica che c'è in costruzione dell'articolo 4 è appunto il diritto al lavoro, ossia il diritto al pieno impiego. Il pieno impiego deve essere lo scopo che ha in la Repubblica, ha nell'ambito economico. E la comunità di lavoro è una di quelle comunità rilevanti ai sensi dell'articolo 2. Attraverso il lavoro si realizza quella rivoluzione commessa che troviamo nell'articolo 3, secondo comma della Costituzione. Dunque è chiaro che se persona umana e lavoro non sono distinguibili, e la stabilità del lavoro è un dato dal quale non si può prescindere. Se la perdita del lavoro è sempre in ogni momento possibile, se il lavoratore può essere espulso dalla sua realtà lavorativa, oppure questa si presenta come una realtà, diciamo, di corto respiro, come una realtà sempre in discussione, beh, quel progetto costituzionale non è realizzabile, non è un progetto utopico, è un progetto giuridico, altrimenti voi non vi spieghereste perché, per la Cassazione l'ho detto molte volte, il lavoratore che viene regolarmente pagato per non fare niente ha diritto di ribellarsi e ha il diritto di ottenere un risarcimento di danni. C'è una sentenza finalmente recentissima della Corte di Cassazione che ci ha detto che il lavoratore licenziato ingiustamente e non reintegrato ma pagato può, per questa mancata reintegra, chiedere un risarcimento. Nel caso non è stata molto, molto generosa, la Corte ha dato il 20% del salario, però è fondamentale il principio. E perché questo? Perché appunto il lavoratore non è un homo economicus. Perché attraverso il lavoro si realizza la personalità e quindi se tu me lo impedisci nel ruolo di lavoro, mi crei un grave danno non patrimoniale, anche se poi viene riparato patrimonialmente. Allora dico, se questa è la nostra impostazione del nostro ordinamento, è chiaro che il problema della stabilità del lavoro, della sottrazione applicata occupazionale, dicendo un termine un po' sindacalese, è un tema fondamentale ed è stato il tema dello statuto del lavoratore. Lo statuto dei lavoratori, il suo programma di non distinguere il valore della persona dai valori del lavoro, perché questo punto 1 ci dice come i diritti della persona vivono nell'ambiente di lavoro e ci dà quale garanzia di questo, come cerchio di ferro che regge tutti i diritti insieme, il diritto alla stabilità. Cioè il diritto a insorgere contro licenziamenti ingiustificati e nello stesso tempo
quando pone il rapporto di lavoro a tempo determinato e protetto da norme di stabilità come figura centrale della scena del diritto del lavoro, naturalmente assume una posizione contraria rispetto ad altre possibilità, ad altri rapporti che pure sono tecnicamente possibili. Anzitutto il rapporto di lavoro a tempo determinato. E come si diceva, quando io ero studente, l'ordinamento lo guarda con sfavore. Ed è vero, perché nel 1930 e 1962 guardava con sfavore il contratto di lavoro a tempo determinato. 5-6 casi. E inoltre 52 casi, 52, uno di più, uno di meno, di lavoro stagionale. Fuori di questo il rapporto deve essere per forza a tempo indeterminato. Ma erano gli anni del mondo economico? Sono abbastanza vecchio per ricordare alcuni tempi. Sono esistiti dei tempi in cui, come si direbbero oggi, sono ben pensanti, il rapporto di lavoro era troppo rigido, le regole erano troppo rigide. Se mi metto nell'anno 1978, nell'anno 1979, con il ricordo, devo dire che in quel momento lì c'era già l'articolo 18 con la legge, in caso di licenziamento ingiustificato, c'era comunque anche una tutela minore quando mancanza delle dimensioni occupazionali, il contratto a termine era possibile in quei casi ben limitati. Non sapevamo che cosa fossero le collaborazioni coordinate e continuative, tanto meno i contratti del progetto. Quando uno voleva fare il furbo, che gli finiva male, per sfuggire all'assunzione di un lavoratore, tutta più gli chiedeva di fingersi artigiano, che era un tipo di simulazione nel quale i giudici, spesso vedevano giudici già perfettamente funzionanti, creatori del lavoro, funzionanti all'incirca, tanto per fare un confronto con quelli attuali, con l'efficacia che può avere una Ferrari rispetto. Cioè erano dei punti di processo un lavoro effettivamente funzionale e non ricorderà. Bene, se torniamo a quel punto lì, e da lì siamo partiti, dopo che cosa è accaduto? Si potrebbe dire appunto che c'era un eccesso di rigidità, cioè l'occasione di lavoro non si supponeva che potesse mai essere un'occasione temporanea e volatile, come si dice. E si dice poi che ciò derivava dall'organizzazione ancora fordista della produzione, di una produzione essenzialmente materiale, la fabbrica che lavorava per il suo magazzino invece che per il mercato, e altre cose di questo genere. Io non dico che questo discorso fosse completamente infondato. Certo, qualche punto di maggiore, diciamo, flessibilità o coerenza era forse necessario. Tutti ricordano che allora fece scalpore il famoso caso Motta. La ditta Motta fu obbligata ad assumere tanti lavoratori che avevano lavorato soltanto sotto le feste di Natale, perché quella era una punta stagionale, ma ahimè, la legge 230 prevedeva i lavori stagionali, non prevedeva le punte stagionali, e quindi se c'è la punta stagionale e niente, il contratto diventava a tempo determinato. E le prime flessibilizzazioni, sull'onda di quello che predicava il professor Giugni, entrava nel concetto della garanzia flessibile. La garanzia flessibile era quella che operava attraverso gli accordi sindacali, cioè non era una, si diceva, un venir meno della protezione legislativa, ma questa protezione legislativa viene in qualche modo amministrata. In sintesi, i contratti collettivi potevano dire a questo punto
quando si potessero fare dei rapporti non più stabili, da tempo determinato, questi dei rapporti anche di tipo precario. Però questo poi ci succede il problema, sono due di questi componenti, sono temi di interesse legale, quello che interessa, io voglio segnalare semplicemente che appunto questa famosa esigenza di maggior flessibilità fu colta abbastanza presto, nemmeno nel 1984, con certezza avevamo già una legislazione che consentiva pienamente di dare tutte le soluzioni e tutto lo spazio ad eventuali esigenze di lavori, posti di lavoro non più permanenti ma volatili. Ma noi non possiamo lavorare soltanto per il magazzino, dobbiamo lavorare just in time, dobbiamo dare dietro alle commesse, bene? Avremo la possibilità di fare i contratti a termine, perché il contratto collettivo lo prevede in un caso di commesse improvvise e altre cose di questo tipo. E perché non si è fermata qui? Allora, la tendenza alla privatizzazione. Perché sono comparse altre? Perché si è andati a un abuso dei rapporti a te? Io penso che appunto la risposta è che in questo misto di problematiche, visto dall'altra parte, prevalesse un problema di potere sociale su quello della maggiore necessità di esigenza produttiva economica. Perché anche quando questa il legislatore ha provveduto, non è venuta meno la tendenza alla privatizzazione, la quale ha assunto due direzioni. Una, quella di moltiplicare i rapporti a tempo determinato, cioè a scadenza prevista, fissa, non c'è bisogno di fare niente, non c'è bisogno da parte del datore di lavoro di fare un atto di licenziamento e quindi di affrontare in qualche modo probabilmente un contrasto, di essere interpellato troppo omine. Dall'altra, quella di utilizzare tipi contrattuali, l'utilizzo della risorsa lavorativa, ma che non siano di lavoro subordinato, perché anche questi realizzano quindi tempo determinato lo scopo fondamentale del potere sociale, cioè mettono una parte su un piano di prepotere rispetto all'altro. Insomma, signori, l'articolo 18 segnò sicuramente una svolta. Nel momento in cui il lavoratore ha la possibilità di dire io non faccio cose che non mi spettano, oppure richiedo i diritti che mi vengono negati senza pure perdere anche quel po' di lavoro che è, beh, qui il diritto del lavoro diventa tutto vero, non un diritto scritto sulla carta. Tra l'altro ricordo ancora i massimali di giurisprudenza degli anni 1970, dove la voce lavoro rapporto di era 30 pagine, nel giro di 5 anni erano diventate 300 pagine. Si vede evidentemente che il diritto è diventato un diritto vero. Queste due direzioni: da una parte moltiplicare i rapporti a termine anche quando non c'è in realtà un'esigenza, una vera esigenza lavorativa temporanea; dall'altra ricorrere a rapporti che, essendo, non essendo tecnicamente di lavoro subordinato, sfuggono alla legislazione protettiva. E qui diciamo che abbiamo avuto un periodo in cui questa tendenza si è man mano fermata. Quella l'ansia flessibile di cui vi parlavo, inaugurata nel 1984,
4 è sempre montata, alla fine diciamo che i contratti collettivi in materia di lavoro precario erano diventati un po' di collaboratori, qualsiasi tipo di esigenza poteva dar luogo a dei contratti a termine, e la figura prima negletta e quasi sconosciuta della collaborazione coordinata e continuativa diventa almeno una figura, un modo centrale di utilizzo del lavoro, un modo imperialistico, senza contributi al principio, senza tredicesima, ma senza ferie, senza nessun diritto di stabilità e con pochissime differenze, quasi invisibili, rispetto al lavoro subordinato. Noi avvocati che abbiamo vissuto sappiamo bene l'esperienza di sapere perché uno che fa, che so, il capo area di un'organizzazione commerciale dire che è subordinato o parasubordinato non lo so pregare. Ovviamente si dice che parasubordinato, così è licenziabile in ogni momento. Abbiamo assistito, diciamo, a questo scritonamento per diversi anni, e questo scritonamento ha avuto poi un punto che io considero di svolta, anche se la persona è comunque amica, col cosiddetto partito creo. Il partito creo, fino agli anni 90, fu quello che introdusse l'istituto che dal punto di vista simbolico è veramente un momento fondamentale della federalizzazione, cioè il lavoro interinale, quel lavoro somministrato. Il nostro ordinamento costituzionale del lavoro, oltre al principio della stabilità, aveva un altro principio, che era una specie di stella polare, che il datore di lavoro è chi utilizza effettivamente l'amministrazione. Previsione centrale della legge 1869 del 1960 che pervadeva tutto l'ordinamento. Questo principio viene spezzato da una parte dei rapporti non tutelati dall'articolo 18, non a tempo indeterminato, si moltiplicano sia come rapporti a termine, sia come rapporti parasubordinati, ma in più anche questo principio viene via via scardinato, e cioè io il lavoro lo posso utilizzare senza responsabilizzarmi rispetto allo stesso, perché il lavoro formalmente fa capo a un altro soggetto, all'agenzia di lavoro interinale, allora del lavoro somministrato oggi. È stato con la cosiddetta legge Biagi che questa tendenza a poi ragionare il massimo per quelle in cui noi poi ci troviamo. Anche se devo dire che lo stesso Biagi, al quale questa legge probabilmente è stata, naturalmente ne aveva una visuale diversa. Ma voi sapete che le vie dell'inferno sono trasfigate di buone intenzioni. Tutte le volte che ne abbiamo parlato, ne parlavamo spesso in modo un po' polemico. Biagi faceva presente che col sistema rigido, cosiddetto, ne parlavamo, sul rapporto di lavoro a tempo determinato e dell'altro, tante, troppe nicchie occupazionali per stare fuori, tanti lavoratori, tanti soggetti, diceva, che avrebbero potuto lavorare, guadagnare, partecipare, restavano tagliati fuori. Poteva essere lo studente universitario, poteva essere la madre di famiglia, poteva essere la persona di pensionato. Dobbiamo trovare tanti rapporti precari, signore, precari, ma che almeno consentono di utilizzare anche queste forze di lavoro e dare anche a loro la cittadinanza del lavoro.
interagire in teoria o per poco contro questa presentazione, se non l'obiezione che fece allora, mentre fu facile profeta, dicendo che da quanto esiste la civiltà umana, la moneta cattiva ha sempre scacciato quella moneta. Questi rapporti non saranno usati come rapporti di nicchia, diventeranno gli unici rapporti. Avremo, per le esigenze per cui oggi o ieri si assumevano operatori a tempo indeterminato, con tanto di tutela, l'articolo 18, consigliere di servizi integrali, cioè, domani avremo questi lavoratori a termine, lavoratori somministrati, lavoratori a progetto, falsi lavoratori occasionali, falsi lavoratori associati in partecipazione, cioè la moneta cattiva dilagherà. Più facile profeta, non ci voleva molto a capirlo, anche perché naturalmente nessuno Stato può avere una capacità repressiva capillare rispetto a questo fenomeno. E invece, se ci pensate, vi accorgete che così nel settore privato, come anche nel settore pubblico, forse il settore pubblico è ancora più evidente e sfacciata, il problema è di cui tanto ci accorgiamo e che si dice essere un problema sociologicamente inevitabile e insuperabile, in realtà è un problema di illegalità di massa, né più né meno che conto dell'evasione fiscale. Il 13% circa delle occasioni di lavoro sono occasioni di lavoro temporanee, come speriamo ancora che oltre il 90% delle esclusioni siano fatte con contratti precari. Speriamo, perché nell'80% dei casi le esigenze non sono temporanee, sono esigenze ordinarie di lavoro per le quali una volta avremmo fatto tranquillamente dei contratti a tempo determinato e oggi ci sbizzarriamo da contratti a tempo, lo somministrato, quale subordinato, eccetera. Contando sul fatto che tanto nessuno può correre dietro a questo utilizzo improprio. E tanto per dire la punta, se qualcuno pensasse che si potesse correre dietro, il proprio, chiamiamolo così, legislatore, non certo dovrebbe politica, già posto che meglio con la legge chiamata collegata dopo, dicendo che questi rapporti, il rapporto di lavoro precario, improprio, anomalo, illegale, devono essere impugnati molto 60 giorni e in un breve termine di cadenza, altrimenti è poi tutto sarà corso. È stato aggiunto più tardi questo Guarda Fornero che comunque un risarcimento che potesse avere il lavoratore che dimostrasse che quel rapporto precario invece dovrebbe essere un rapporto più denaro, ha un tetto massimo di 12 mesi di danno, allo scopo questo di scoraggiare evidentemente il contenzioso. Qual è la verità? Ed ecco perché io dicevo, stiamo attenti, ricordavo Machiavelli, la prova è la tipologia. Se io avessi dei contratti a tempo o somministrato che effettivamente rispettano la volatilità delle occasioni di lavoro, avrei che un lavoratore ha un contratto a termine qua, un contratto a termine là. È così. O non è vero piuttosto che le imprese a unità produttive contano su una sorta di armata di riserva di lavoratori precari e che quindi il lavoratore precario è uno che ha avuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 rapporti di lavoro precario sempre con la stessa ditta oppure con ditte che rientrano in un medesimo mondo. Qual è la verità?
è la prima, e allora sono curati in occasione di lavoro, o è la seconda, e allora siamo di fronte a un problema di legalità di massa? La mia esperienza di giurista, di avvocato, di sindacalista, mi dice la verità, è la seconda. E me lo dice al secondo quel dato, quella grandissima differenza tra il dato tecnico del lavoro temporaneo, 12-13%, e il dato delle nuove assunzioni, 90%, con lavoro, con rapporti di lavoro precario. Quali sono quelli più utilizzati? Beh, anzitutto vi dicevo il contratto termine cosiddetto diretto tra datore di lavoro e il lavoratore. Poi il contratto di lavoro somministrato per la sorta è un termine indiretto, la titolarità ufficiale è l'agenzia di lavoro somministrato, l'utilizzatore è il datore di lavoro. Sono la stessa cosa? Io ho usato il termine dal mio punto di vista, l'ho chiamato diretto e indiretto. Ovviamente da parte, dall'altra parte, si cerca di mettere dei cunei tra le due figure, di dire che il contratto di lavoro somministrato è il più libero di tutti, perché evidentemente il commercio piace a molti, anche quando è un commercio di lavoro. Poi abbiamo, diciamo, i rapporti che sfuggono all'articolo 18, non perché sono alterni, ma perché non sono rapporti di lavoro subordinato in senso tecnico. E quindi il co-co-co, che sono rimasti per certe situazioni soggettive nel pubblico impiego tranquillamente, nell'impiego privato per lavoratori che sono iscritti altri professionali, oppure che sono funzionari di vecchiaia. E poi il contratto di lavoro a progetto. Prima vi ho parlato dei rapporti, dei colloqui che è tutto quanto piace a proposito della frammentazione. Devo dire però di anche altro che Marco Piazzi è stato l'unica persona che ha preso una iniziativa vera contro l'abuso simulato. Io ritenevo che la strada fosse un'altra, dirò anche qua, ma nel momento in cui tutto diventava poco, piuttosto che il lavoro su convenzione coordinata e continuativa, con i giudici incapaci, anche gli stessi avvocati, incapaci di dire se si trattasse dell'uno o dell'altro, perché col discorso della eterodirezione, cioè la direzione del datore di lavoro, che bisogna vedere quanto è intensa, se è intensa fino a qui, allora siamo ancora in barra subordinata, ma se è intensa un millimetro più in là, allora siamo nel lavoro subordinato. Situazione ridicola, per cui spesso ci si diceva, anzi si sentivamo fare ai giudici in un tribunale domande di questo genere, ai giudici, dai giudici. Ma se la segretaria doveva andare a prendere il bambino all'asilo, era lei che gli dava il permesso? Ecco, perché se lui dava il permesso, probabilmente era un lavoratore subordinato, in quanto entrava in una gerarchia, se invece non era lui, era fuori. E che con questo permesso per il bambino alla segretaria di giocare 10 anni nei tribunali, la pensione, tutto qua. Situazione ridicola, gravissima, e dicevo Marco Piace e in quel merito di dire o ritorna un rapporto effettivamente di lavoro autonomo con un risultato, lavoro a progetto, o se no non sarà un rapporto di lavoro autonomo subordinato, è equivalente, è equiparato a un rapporto di lavoro subordinato. Io personalmente dissi che capivo questa strada, ma come strada anche da rischio di costituzionalità, sarebbe stato molto più semplice e più giusto e più moderno aggiornare il concetto di subordinazione,
cioè la subordinazione non è più quella a cui era sottoposto Chardot nella caratterina di montaggio nel film di Valère. Oggi la subordinazione è un'indicazione piuttosto ampia, un risultato dato al lavoratore che è una scolarità che spesso sa cose che da lui stesso non sa. Con il rapporto al progetto, se non altro, si fece appunto questa tentativa di pulizia, di dire o c'è qualcosa, un risultato, un opus che è individuabile, o se no è equivalente al rapporto di lavoro subordinato o è subordinato e si aprono tutte le varie misure. Ma ancora una volta la moneta la schiaccia da buona, perché una volta che fu introdotto, nonostante tutte le buone intenzioni, qui c'era veramente una buona intenzione, una volta il contratto di lavoro, il progetto è stato fatto poi un utilizzo amplissimo e ancora una volta un utilizzo in fronte. Diciamo che questa situazione però non è rimasta senza reazione. Cioè questa frana che ho cercato di farvi vedere negli anni, fino a 10.000 anni dopo, che contraddice il principio costituzionale, la razza costituzionale, non è venuta senza resistenza. Che hanno tanti giudizi e ha preso la testata. Esiste poi, come sapete, la cosiddetta trilogenesi dei fini, cioè le cose che sono fatte per un po' di comportano un risultato contrario. Nel contratto a termine si è cercato, decreto legge 368 del 2001, di eliminare le famose causali o deliberatizzare il ricorso al contratto a termine. Però il legislatore ha avuto, diciamo, l'ispirazione della razionalità e semplicemente dell'onestà mentale, cioè a un punto di dire sono tante le situazioni per cui si può fare un contratto a termine, il famoso causalone, esigenze produttive, sostitutive, organizzative, però poi era appunto nel comma secondo dell'articolo 1 del decreto 668 da specificare nella lettera di assunzione. E qui è passato l'asino, perché i datori di lavoro che utilizzavano i contratti a termine non già per esigenze effettivamente temporanee, ma per il normale andamento, contando con questo di avere della manodopera docile perché impaurita dalla possibilità del contratto, si sono trovati in difficoltà a scrivere qual era questa esigenza temporanea, oppure scrivere l'esigenza temporanea ma poi far fare al lavoratore un'altra cosa e risultare che sempre lo stesso. Noi altri, i nostri grandi giornalisti, in realtà ci siamo trovati in fronte con la discreta prateria, come si dice, perché di questi contratti a termine, cioè a termine non è come non c'era l'esigenza temporanea, ne abbiamo impugnati moltissimi e quasi sempre con esito favorevole. La stessa cosa con più difficoltà con l'altra figura che è il rapporto di lavoro somministrato, il contratto a termine indiretto. Con non poca fatica siamo riusciti a far passare il concetto che anche lì, anche se la legge specifica non lo dice, occorre la specificazione di un'esigenza lavorativa effettivamente temporanea e se questa specificazione non c'è, questo contratto non è fatto. Cioè si trasforma in un contratto di lavoro a tempo determinato con un utilizzatore. Quindi c'è stato un contrasto giurisprudenziale piuttosto largo che si è esteso
anche al contratto di lavoro a progetto, perché anche lì i progetti che sono stati messi nei contratti sono state più le cose da spendicarsi da ridere, cioè in realtà mera ripetizione dell'attività, dell'iscrizione dell'attività aziendale, e anche lì in giudizio è stata una strage di contratti a progetto e quindi di trasformazione. Nello stesso tempo, mentre veniva fatta questa resistenza, si cominciava anche a pensare appunto che bisognasse rivedere un po' tutta questa materia, che sono fatte quelle proposte, ma sempre poi al disegno di un problema, che siccome non si tratta, perché non si tratta, di un'esigenza economica irrefrenabile, ma si tratta di un fatto di elusione e di violazione legislativa di massa, la cosa più evidente, migliore, sarebbe renderla trasparente, e cioè avere un'analisi pubblica delle imprese, proposto in tutti i siti in cui sono stato potuto dirlo, dalle quali si possa vedere chi è stato assunto e perché e con quale rapporto, e quindi si potesse poi creare anche una relazione tra il lavoratore e il sindacato, per cui il lavoratore, una volta lasciato a casa, una volta diciamo avesse perso il posto di lavoro, avrebbe potuto rivalersi. È chiaro che se esistesse un ambito pubblico del lavoro, quello 80% di rapporti precari illegittimi non ci sarebbero, in almeno la gran parte, perché è troppo pericoloso. Non si è fermata qui per la situazione, perché qualche momento, ultimo fase, è stata quella decisa della cosiddetta legislazione di Fornero. Che è tornata sull'argomento, ma con una grossa duplicità di atteggiamento, ovvero annunziando delle novità e delle proposte in un senso e realizzando poi dei fatti contrario, in senso opposto. Si è detto ai tempi dove la proposta di Fornero, i quali, come sapete, attaccarono di per lì, l'Europa ce lo chiede, la cosiddetta flessibilità in uscita, cioè l'articolo 18. Riuscendo, va, muore a morire, no? Ma insomma, a dare qualche robusta riformata, come si per la lezione. Ma si disse allora, ma in compenso sarà eliminato o ridotto il precariato, la flessibilità di contratto, la famosa morire. La flessibilità di contratto è stata aumentata perché è stato reintrodotto, guarda un po', il contratto a termine diretto o indiretto a causale per 12 mesi. Il primo contratto a termine può non avere un'esigenza temporanea. E questa è proprio la confessione, che il contratto a termine serve soltanto a tenere in soggezione il lavoratore, indipendentemente dall'esigenza che si metta. Parzialmente, in senso contrario, andava nella sezione contenuta la previsione di un periodo, diciamo, di stacco tra un contratto e l'altro, che non fosse quel periodo semi-rilevante di 10 giorni di cui si parlava precedentemente, ma
maggiore 60 o 90 giorni, che è una norma anti-elusione, in quanto se l'esigenza, come accade veramente, è temporanea, allora questa interruzione non fa paura, ma se non è temporanea, se è continuativa, è una bella segnatura non avere per 90 giorni il lavoratore che ti serve perché non puoi fare il contratto a termine. Infatti non è ancora asciutto l'inchiostro della legge 92, di cui si sente oggi dire che per quello che riguarda la causalità va benissimo, anzi va aumentata, e che invece vanno drasticamente riportata all'origine, diminuiti gli intervalli tra un contratto e l'altro, a dimostrazione di come effettivamente sono le cose. Guardate, io fino adesso ho parlato di questo principio fondamentalmente, cioè ho detto i rapporti di lavoro precari sono per lo più illegittimi, quindi usiamo perché dovrebbero rispecchiare una volatilità, ovvero una temporaneità della prestazione lavorativa che non c'è. Posso anche ritenere però che in alcuni casi le cose siano diversamente. Certamente, se si tratta di contratti a termine, di sostituzione di una lavoratrice in gravidanza, non si può negare che sia un'esigenza di tipo temporaneo. Rispetto a queste situazioni, quindi di contratti a termine veri, per i quali si è detto, ma anche per il lavoratore a termine legale, dobbiamo pensare a una stabilizzazione, sono state prese delle iniziative prima dei precedenti governi e poi anche da questo. Ora, non perché l'ho detto a lui, quindi quello che ha voluto vedere più sciocca in proposito è stato il ministro Cesare Damiano, ministro del centro-sinistra, il quale ha posto il problema che passati 36 mesi di rapporto di lavoro a termine, il lavoratore termine vero, regolare, il lavoratore passa a tempo indeterminato. E quando il giurista ovviamente vede subito i risvolti delle cose, che fosse stato fatto il politico, non vede, io devo dirsi subito, dissi guarda, questo è il modo per cui questa gente non solo non diventerà a tempo indeterminato, ma non avrà più neanche rapporti a termine, più manco uno, perché esattamente quello che è accaduto, cioè si arriva al massimo a 36, poi mi dispiace, non si può più fare. Tanto è vero che se uno mette delle regole per cui il lavoratore individuo può, andando al DPL, fare un ulteriore contratto a termine, ma poi durante la commissione si ripresenta, oppure a monte la contrattazione collettiva può derogare la stessa regola dei 36 mesi, cosa che evidentemente siamo tutti convinti di fare credenza, che è una regola di assoluta stupidità. Diverso invece se io faccio una regolamentazione positiva contrattuale, il contratto aziendale sull'esordimento, ma perché lo dico con la lotta, dei rapporti precari che ci sono. In ogni caso, il problema che viene molto citato dei rinnovi e del fatto che un bel giorno il lavoratore ha diritto di rientra tutto in quella falsa rappresentazione della realtà per cui tu hai tante occasioni temporanee di rapporto di lavoro, perché così è fatta l'economia attuale, per cui poi alle fine le devi mettere in fila. Falsa rappresentazione. Il problema vero è che questo riguarda il 10% di tutti i contratti precari, l'altro 90% è contrassegnato invece da un vizio originario di mancanza di temporaneità. Allora io parto con l'idea che non c'è da disperarsi, ma
è una palude, ma le paludi possono essere prosciugate. Possono essere prosciugate, cioè senza bisogno di tornare alle cinque causali al di fuori delle quali in ogni caso la punta stagionale non è ammessa o qualcosa di questo genere, in cui siano ammesse tutte le situazioni di esigenza temporanea dichiarate come tali e controllabili. Poi potremmo anche porci il problema, che dovrà essere posto probabilmente attraverso i diritti di preferenza, di come nel caso in cui effettivamente ci fossero lavoratori da molto tempo a termine, ma senza prospettive immediate di assunzione, lì effettivamente un intervento di tipo, secondo me, fondamentalmente incentivante, questo deve essere, per avere questa trasformazione, questo riguarda un contratto. E contratti di lavoro a progetto? Contratti di lavoro a progetto un po' stanno morendo per conto loro, perché visto che adesso il peso contributivo è del 29% rispetto a un più di 30 di contratto normale, un grande interesse a farli non c'è più. Su questo, visto che le cose stanno così, l'amica Romero si è abbastanza scatenata, cioè ha fatto una legge 92, dice insomma il progetto deve essere maldettamente serio, se no lo è, eccetera, cioè, tanto non si fanno più. E che si fa al loro posto? Beh, diciamo che si è saltato completamente lo stadio, non si fa più parte del progetto, si fanno dei rapporti a partita in là. Perché dico dall'altra parte? Perché il contratto al progetto è un rapporto para subordinato, così come il provocò, non c'è partita IVA in posizione IVA perché non c'è professione. Noi abbiamo una IVA dove c'è una professione rivolta al pubblico, ma siccome il parasubordinato per definizione è uno che sta coordinato in continuativo con un certo soggetto, soltanto che non è proprio agli ordini diretti immediati, ovviamente. Quindi si salta dall'altra parte, si finge che questa persona, un po' come quei tempi andati, quando l'unica strada che ti conduceva l'artigiano, se volevi evitare e vado dal rapporto del lavoro, si inventa consulenze e partite IVA o cose di questo genere. Ovviamente non è che si tratti di un istituto in sé, cioè in sé, semplicemente è un rapporto di lavoro autonomo rivolto al pubblico e quindi c'è professionale, pertanto, e quindi qui c'è la partita IVA. E ma tutti sappiamo che il problema diventa poi la realtà di questo rapporto. Ora, la legge Fornero ha cercato di affrontare questo problema, invece che dal punto di vista vero, cioè della definizione delle caratteristiche del rapporto, attraverso dei segnali esterni. Secondo una tecnica che qualcuno vorrebbe molto americana, diciamo dei, com'è che dicono gli americani, se nuoti come una barra, se fai qua qua e se cammini come una barra, sei una barra. Allora, da questi rapporti esterni si dice se hai il posto di la stanzina presso il committente, se hai lavorato almeno 8 mesi presso il committente, o se l'80% dei tuoi redditi derivano dallo stesso committente, bastano due di queste cose. Che uno non sia più un professionista partita IVA, ma sia un co-co-co, ma essendo un co-co-co senza progetto, con duplice salto mortale diventa un lavoratore a tempo determinato, così funziona
la, diciamo, la barocca costruzione, che però un medesimo ministro, un esplice Valzevole, subito dopo ha avuto una gran paura di aver avuto coraggio e comincia a dire che però questo non vale se uno guadagna più di 16.000 euro, se si tratta di un lavoratore in iscrizione andato di professione protetta, eccetera, eccetera. Non credo che sarà questa una strada di fronteggiamento della precarietà. In altre parole, la mia diagnosi in materia è una diagnosi che dice incentivazioni mirate, non a pioggia, per avere una stabilizzazione dei rapporti precari laddove essi esistono e sono legittimi che esistono, però devono comportare poi alla fine un essere favorevole, 1 su 10 in materia. Nel resto troviamo i modi per prosciugare il lavoro. Questo per il lavoro privato. Perché il discorso del lavoro pubblico è un discorso molto, molto diverso. Ed è un discorso tutto giuridico, quasi residente da un certo punto di vista. Cerchiamo un po' di capire come stanno le cose. Nel lavoro pubblico, dove non abbiamo occasioni economiche, certo, naturalmente è sempre esistito il concetto di un organico, la dotazione organica con cui l'ente fa fronte ai suoi scopi. Questa dotazione organica, chiamata anche pianta organica, è stata una grande invenzione e anche però la grande maledizione dell'amministrazione pubblica in Italia, perché la pianta organica diventa poi diventa una specie di gabbia dentro la quale l'ente resta confinato. Le esigenze non saranno esigenze economiche produttive, ma sono esigenze di servizi da rendere ai lavoratori. E quindi se tu, azienda ospedaliera, hai molti vuoti, ma pochi portantini, ovvero il contrario, molti portantini ma pochi vuoti, e le tue piante organiche fatte in quel modo lì, è una parola riuscire a snellirla nella qualifica sovrabbondante e rimpolparla nella qualifica abbondante, perché non è una qualifica scarsa, è una parola. Anche perché le norme che rinascono sui limiti di assunzione sono 15 anni che si susseguono, si accavano l'una all'altra. E allora c'è il dato critico ma fondamentale. Per cui nelle spese di ogni ente noi distinguiamo delle spese di funzionamento dalle spese che sono un conto capitale di investimento. E allora, mentre assumere un lavoratore in maniera stabile è un problema, è un problema di finanza pubblica, e magari anche passato da una politica all'altra,